Chiaro, un po' scusami Paolo, attaccia il Milan con Pulisic sulla destra. Pulisic entra in area di rigore, ragazzi. Pulisic può calciare in porta, lo fa ora! Cristian! 3 minuti il vantaggio del Milan con l'incursione di Pulisic in area di rigore, il diagonale a battere Alisson, 3 minuti di gioco, 1-0 per noi. Dai ragazzi, dai! Dai, che bello così, dopo 3 minuti, Milan, che bello! Cristian! Cross di Alexander Arnold! No, Maignan! Ma dove vai il pareggio di Konaté? Ma come si fa a prendere un gol così, dai? Ma come si fa a buttar via un inizio buono di partita con una sciocchezza del genere, Mike? Una sciocchezza del genere, punizione di Alexander Arnold, uscita a farfalle di Maignan e colpo di testa di Konaté. Calabria, cosa protesti che era fallo netto? Non si può subire dei gol così. Angolo Liverpool, Tsimikas con il sinistro a rientrare rispetto alla porta di Maignan, alza il braccio destro, il numero 21 arriva ora al pallone in area. E vabbè, no, dai, ma no, ma non si possono prendere due gol così, ma non si possono prendere due gol così, uguale a prima. Van Dijk di testa, ma non è possibile ragazzi, non è possibile, non è possibile, due gol uguali. Devono avere occhio al buco clamoroso, l'errore di Pavlovic che favorisce la ripartenza di Gakpo sulla sinistra, deve rientrare Pavlovic, lo salta Gakpo, il cross in mezzo, 3-1 del Liverpool. Con il gol da parte di Szoboszlai a porta vuota, tra l'altro. Come ha preso il gol? Bravo, come ha preso gol? Sempre ripartenza, tutti sopra, tutti sopra. Ma dai, questa non è una squadra di calcio. Adesso ragazzi, però dai, bisogna anche trovare una soluzione, che non sia claunesca e basta. Questo è un vero e proprio massacro. Ecco. Il Liverpool riparte con il possesso affidato a Gomez e a Szoboszlai, con l'arbitro che dice che basta così. Liverpool batte Milan 3-1 nella prima giornata della nuova Super Champions League.